tinti in nio di medaglie, si torna a nuotare con profitto tra passione infinita e speranze di non fermarsi più. Dopo anni difficili, stop a ripetizione, ora la sospirata continuità. La Lanciano Nuoto, presso le piscine Baumark, da quest'anno fa sul serio, presentando una squadra agguerrita, 28 atleti tra maschi e femmine provenienti da tutto il comprensorio, che prenderanno parte a manifestazioni nazionali di nuoto e salvamento con i campionati italiani nel mirino dopo l'inizio a suon di successi a livello regionale, tra conferme e sorprese nelle categorie salvamento e staffetta. Tre sono le staffette, e un 100 stile e 200 stile alle gare singole. Complimenti. Grazie. Come le ottenute? Che categoria? A cadette femmina. Loro sono le mie tre compagne di staffetta. Come ti chiami? Sara Martelli. Serena Calafa. Marta Caporrella. Prossimi obiettivi? Prossimi obiettivi italiani. Italiani di salvamento. E di nuoto, ovviamente. Quanto è bello ricominciare? Tanto. Io sono Matteo e ho preso questa medaglia nei 200 misti, categoria cadetti. Che gruppo è? Gruppo Lanciano Nuoto. Questo è Matteo. Ciao. Domenico, Simone e Pierpaolo. Obiettivi? Provare ad arrivare ai campionati italiani. Ed ora ancora allenamenti a tappe forzate per preparare tra marzo e giugno i campionati italiani di Milano prima, Riccione poi per le acque libere. Sensazioni positive per ben figurare Antonio Di Nardo, tecnico della Lanciano Nuoto. Le mie sensazioni sono positive, anche perché con questo piccolo periodo di lavoro, diciamo questo piccolo ciclo, microciclo che abbiamo avuto, ci siamo levati tanti dentini, cioè tante soddisfazioni. Da prima abbiamo vinto in categoria di salvamento con anche la classifica assoluta. Domenica scorsa abbiamo riportato a casa diverse medaglie individuali e di staffetta. Quindi le prospettive sono belle, belle. Sono rose. Quindi meglio le donne però? Di più le donne, purtroppo. Numericamente, perché? Perché purtroppo subiamo la mancanza dell'attività fatta in 2 anni dovuta al Covid. E alla chiusura della piscina di 3 anni fa. Quindi dobbiamo ricominciare a ricreare il gruppo dal basso, però questo è quello che già c'era e sta ripartendo. Non manca l'entusiasmo? No, per niente. E dopo un anno e mezzo di stop, ai nastri di ripartenza anche la pallanuoto, con Lanciano punto di riferimento locale. Campionati al via il prossimo 20 marzo, a partire da tutte le categorie giovanili. I titolari piscine Baumark, Franco Dintino e Antonio Carbone. La categoria giovanili tutte, quindi dall'under 14, la 16, la 18 e poi faremo la promozione dove, incrociando le dita, siamo ben messi, quindi speriamo di figurare bene e chissà. Entusiasmo e passione, ma ci sono anche le bollette energetiche con i drastici aumenti che preoccupano, ma si va avanti. Questa è l'unica nota dolente che però ci accomuna a tutte le strutture, le piscine come noi, che ovviamente devono fare i conti con questi aumenti indiscriminati delle utenze. Però noi continuiamo a fare il nostro lavoro nel migliore dei modi.